C'è la commissione finalmente che esaminerà i curricula di coloro che hanno risposto ai due avvisi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei nuovi titolari degli uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, Ustra e USRC, vacanti, come si sa, dallo scorso 20 ottobre. In lizza ci sono circa 20 persone. La speranza è che in poco tempo si riesca a dirimere la questione. Una volta terminato questo percorso, infatti, si dovrà attendere l'ufficializzazione delle nomine d'intesa con il sindaco Biondi per l'USRA e con i sindaci delle aree omogenee per l'USRC. L'impasse resta un nodo difficile da digerire per il territorio, in quanto nessuno attualmente ha il potere di firma e al momento non possono partire quindi nuovi cantieri per la ricostruzione, né tra l'altro si possono pagare gli stati di avanzamento per i cantieri in corso. Intorno al 10 dicembre, tra le altre cose, la Banca d'Italia chiuderà la cassa e prima di gennaio non si faranno più trasferimenti. La commissione USRA insediata è formata da Sabrina Bono, Antonio Iovino e Vittorio Fabrizi, che è stato nominato dal Comune dell'Aquila. Quella USRC sempre da Sabrina Bono, Iovino e Marta Di Cicco, segretaria comunale di Cugnoli. Per il posto di titolare USRA USRC, i nomi in voga sono quelli di Vincenzo Rivera, aquilano, Salvo Provenzano, che è siciliano, ma ad aver risposto sono stati anche Paolo Tancredi, Americo Di Benedetto e Carlo Benedetti, per citarne alcuni conosciuti all'Aquila.